Buongiorno, come state? Ben ritrovati. Intanto, lo so, non ci siamo visti martedì per problemi tecnici che non sono riuscita a risolvere con l'audio, insomma, poi mi dicevate che mi sentivate, io non mi sentivo, ad un certo punto non mi vedevo più e insomma, secondo me, l'autunno, l'umidità ha creato un po' di confusione in me, almeno nella mia testa per poter rimettere a posto tutto. Mi spiace perché eravate tantissimi come sempre e molti di voi, insomma, mi avevano detto che effettivamente era da un po' che non ci vedevamo e speravo proprio, insomma, di riuscire a essere insieme e intrattenerci. Vabbè, come si dice, sarà rimandato martedì prossimo. Ho visto che in qualche modo il vinile di cui vi avevo parlato l'altra volta e come colonna sonora di viaggio, insomma, vi era piaciuto e qualcuno mi aveva anche detto il proprio gusto musicale. Amava Luciano Ligabue, tra l'altro è stato anche a Torino, sold out 2 giorni, quindi non so se avete avuto modo di andare anche al suo concerto oppure magari a quello di Madonna che sarà poi a Milano a fine novembre. Insomma, mentre chiacchieravo con degli amici è uscita fuori un po' una storia relativa a quello che è il cantautorato, no? Il cantautorato italiano, e abbiamo discusso un po' sul fatto che la musica di oggi in qualche modo non ha più dei testi così convincenti e importanti come erano i cantautori negli anni 70. Insomma, c'è chi dava ragione e chi disquisiva in materia, diceva che effettivamente non è proprio così, nel senso che bisogna anche sempre un po' vedere quello che è il periodo storico. Insomma, si parlava anche dei cantautori di oggi, dei giovani cantautori di oggi, dei generi musicali di oggi, no? Anche il rap, insomma, la trap. È vero che magari noi un po' più avanti con l'età, diciamo così, siamo un po' più vintage, ma non è detto che effettivamente, insomma, i testi di oggi non raccontino comunque delle situazioni importanti, storiche, ma anche quotidiane, come facevano i cantautori negli anni 70. Tra questi mi viene così un Guccini, oppure ancora mi viene da dire lui, no? Alberto Fortis con la sua Milano Vincenzo, Guccini invece con la sua avvelenata Milano Vincenzo, beh, questo attacco, no? Anche ai critici che in qualche modo non vedevano di buon occhio magari i giovani talenti e gli davano anche contro, o magari quei discografici, in questo caso Vincenzo Micocci e Talent Scout, che nella seconda metà degli anni 60 aveva fondato Roma, una casa editrice, un'etichetta discografica che vide il debutto tra gli altri anche di Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Rino Gaetano. Fortis propose una versione di Milano Vincenzo in cui invece delle parole vive Roma e che ne sa, canta dell'amore che ne sa. Insomma, una nuova versione perché quella prima era stata bocciata. Micocci nel 2009 pubblica un'autobiografia dal titolo Vincenzo, io ti ammazzerò, come prefazione, con la prefazione scritta dallo stesso Fortis. Insomma, negli anni è vero che ci sono state riconciliazioni, tra loro ci fu la riconciliazione il 12 novembre, ad esempio nel 2010, che era stata cantata tra l'altro da Fortis nel programma televisivo I migliori anni. Un altro, come dicevo, l'avvelenata, no? Di Guccini, anche qui un periodo difficile forse dell'artista e la stroncatura di Bertoncelli che aveva portato il cantautore modenese a scrivere proprio l'avvelenata. Ecco, questi sono un po' i testi che noi ci ricordiamo, ma come vi dicevo, proprio perché insomma fanno parte un po' della nostra epoca, ma sono sicura che anche oggi generi musicali e cantautori, anche più giovani, usano la loro rabbia, il loro modo di esprimersi, per raccontare comunque un disagio che è giovanile di oggi, che viene rapportato un po' al disagio giovanile di allora. Tra l'altro anche Guccini, poi anche lui, no? Fece pace con Bertoncelli e non c'era più questo astio. Così mi è venuto anche un po' da chiedervi, no? In questo senso, quanto secondo voi potete essere, come si dice, d'accordo oppure meno su quello che era la disquisizione dei miei amici, cioè quanto effettivamente una volta i cantautori
raccontavano effettivamente questo disagio e oggi non c'è più, o quanto oggi si usi solo un linguaggio diverso per raccontare comunque un disagio uguale, se non forse anche amplificato per tutta una serie di eventi che sono, diciamo così, si sono susseguiti. Niente, questo è un po' quello che mi piaceva raccontarvi e magari, perché no, anche da quello che mi tirate fuori voi, magari da qualche brano che io non conosco, poterne passare insieme martedì e andare ad approfondire appunto queste storie. Con questo io vi bacio, vi abbraccio come sempre e niente, vi ringrazio per essere con me e nonostante tutti i miei casini continuare a seguirmi, va bene? Vi aspetto. Ciao!